Dominum et justum est equum et salutare. Te quidem Domine omni tempore confiteri, sed in hac potissimum die gloriosius predicare, cum pascia nostrum immolatus est Christus. Ipse enim verus est agnus, qui absolit peccata mundi, qui mortem nostram moriendo destruxit, et vitam resurgendo reparavit. Qua propter profusis pascalibus gaudis, totus in orbe terrarum modus exultat. Sed et superne virtutes, atque angelice potestates, hymnum gloriae tue concinunt, sine fine dicentes. Presieduta da Papa Benedetto XVI in piazza San Pietro. Siamo arrivati al clock delle 11:30. Mi ha raggiunto in studio Vittorio Di Trapani per le notizie. Prima di ritornare quindi sulla messa presieduta dal Papa, sentiamo che cosa succede innanzitutto in Abruzzo e poi nel resto del mondo. Dove questa mattina sarà celebrata la messa solenne ovviamente anche per gli sfollati dell'Aquila, e sarà celebrata nelle tendopoli e nella scuola della Guardia di Finanza a Coppito. La cerimonia è officiata dall'arcivescovo del capoluogo abruzzese, il Monsignor Giuseppe Molinari. Presente anche il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, che arrivando ha promesso li tireremo fuori dalle tende il più presto possibile. Intanto sono stati ritrovati i corpi di tutti i dispersi segnalati. Di fatto quindi le ricerche si interrompono e ieri il bilancio delle vittime è salito a 293. Si procede invece alle verifiche sugli edifici e prosegue l'inchiesta della Procura sulle responsabilità dei materiali utilizzati nelle costruzioni. In un'intervista al TG1 il procuratore ha detto che molto probabilmente non ci saranno indagati, perché gli indagati saranno anche arrestati. Come abbiamo visto fino a poco fa in diretta, è in corso a San Pietro alla Santa Messa. Attorno a mezzogiorno poi il Papa impartirà Urbi et Orbi alla città e al mondo la sua benedizione dal logione centrale della Basilica Vaticana. Alle 16:30 Ratzinger si trasferirà in elicottero nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo per alcuni giorni di riposo. Le immagini ci arrivano in diretta da San Pietro. Celebrazioni anche a Gerusalemme per la Pasqua. Sia dei cristiani che degli ebrei cattolici celebrano la loro tradizionale messa pasquale alla Basilica del Santo Sepolcro nella città vecchia di Gerusalemme, luogo della crocifissione e della resurrezione di Gesù. I cristiani protestanti, che seguono un calendario diverso, celebrano invece la Domenica delle Palme presso la tomba del Giardino, mentre gli ebrei festeggiano la loro Pasqua al muro occidentale nella città vecchia. Quest'anno la Pasqua ebraica coincide con quella cristiana. Una cinquantina di dimostranti antigovernativi hanno fatto irruzione questa mattina nel Ministero dell'Interno a Bangkok, in Thailandia, dove si trovava il premier Abhisit, che però è riuscito a fuggire in tempo in auto. Le autorità thailandesi hanno proclamato lo stato di emergenza a Bangkok e nell'area intorno alla capitale. Questa mattina il leader dell'opposizione, le cosiddette camicie rosse, è stato arrestato. Il premier ha promesso che i responsabili delle proteste, da lui definiti nemici della Thailandia, saranno tutti arrestati. I manifestanti sono fedelissimi dell'ex premier Thaksin Shinawatra, deposto con un golpe nel 2006, che ha ringraziato le camicie rosse per le loro proteste. Il rimorchiatore Buccaneer, battente bandiera italiana, sequestrato ieri dai pirati nel Golfo di Aden con a bordo 16 persone dell'equipaggio, tra cui 10 italiani, si sta dirigendo verso
coste somale. Gli ostaggi sarebbero in buone condizioni di salute, al momento non è stato chiesto il pagamento di alcun riscatto. L'armatore Claudio Bartolotti ha detto che la crisi non si sbloccherà prima di 24-36 ore. Intanto elicotteri stanno sorvolando il tratto di costa somala dove i pirati hanno le loro basi, provocando il panico nelle popolazioni locali che temono un attacco aereo. Molto probabilmente sono della Marina americana e sono in azione per monitorare la situazione dell'ostaggio Richard Phillips, il comandante da 5 giorni nelle mani dei pirati alla deriva su una scialuppa. Questa è la nostra ultima segnalazione, come sempre però prima di chiudere vi ricordiamo che potete continuare a seguire l'aggiornamento delle notizie anche attraverso il nostro sito internet all'indirizzo rainews24.it. Ora torniamo a San Pietro per seguire ancora le celebrazioni per la Pasqua, la messa presieduta dal Pontefice. In studio Vania De Luca. Sì. Il Papa sta consacrando i doni, in questo momento è appena finita la consacrazione e possiamo vedere le immagini che giungono in diretta da piazza San Pietro. Si avvia al rito della comunione, la parte quindi conclusiva della messa, poi il Papa salirà sul loggione centrale della Basilica per rivolgere il suo messaggio, rivolgere gli auguri in 63 lingue alle popolazioni quindi di tutto il mondo e impartire poi la benedizione Urbi e Torbi alla città e al mondo. Domenica di Pasqua in piazza San Pietro, domenica di Pasqua con la celebrazione eucaristica anche a Betlemme. Vediamo se sono pronte le immagini che ci sono appena arrivate da Betlemme. Betlemme che tra l'altro è poco fa citata dal Papa durante l'omelia, ha detto, ecco vedete le immagini che ci giungono, le campane, il suono delle campane è uno dei simboli della Pasqua cristiana. In tutto il periodo della Quaresima non si canta l'alleluia, canto di gioia, e invece la domenica di Pasqua risuonano le campane e ritorna il canto dell'alleluia. Il canto dell'alleluia sono i simboli della gioia della mattina di Pasqua, la gioia della resurrezione, e questi sono i fedeli riuniti a Betlemme. Betlemme che è stata anche citata poco fa da Papa Benedetto XVI nell'omelia della celebrazione in piazza San Pietro. Il Papa ha detto: possiamo amare il bambino, possiamo immaginare la notte di Betlemme, la gioia di Maria, la gioia di San Giuseppe e dei pastori, il giubilo degli angeli, ma che cos'è la resurrezione? Non rientra nell'ambito delle nostre esperienze. E poi ha proseguito con la riflessione sulla resurrezione. Ecco le immagini che ci sono appena arrivate da Betlemme, uno dei luoghi simbolo della cristianità. Tra l'altro queste invece sono immagini che arrivano da Gerusalemme, e a Gerusalemme le celebrazioni della Pasqua coinvolgono sia i cristiani che gli ebrei, perché quest'anno coincidono la Pasqua ebraica con quella cristiana. I cattolici celebrano la loro tradizionale messa di Pasqua alla Basilica del Santo Sepolcro nella città vecchia di Gerusalemme, che è il luogo della crocifissione e della resurrezione di Gesù, mentre i cristiani protestanti, che seguono quindi un calendario diverso dai cattolici, celebrano la Domenica delle Palme, che per i cattolici si è celebrata domenica scorsa presso la tomba del giardino. Ecco, dalle immagini che ci giungono dalla Terra Santa, abbiamo visto da Betlemme, da Gerusalemme, torniamo, ecco questo è ancora il canto dell'alleluia a Betlemme. Su queste note dell'alleluia possiamo
ritornare invece a vedere che cosa succede in questa mattinata in Abruzzo. In Abruzzo all'Aquila si sta... No, queste sono le immagini da San Pietro, dalla piazza San Pietro. Ecco, vedete, comincia la processione eucaristica, i vari sacerdoti che raggiungeranno i vari punti della piazza, dove cominceranno la distribuzione dell'Eucarestia per i fedeli che sin dalle prime ore di questa mattina si sono radunati in piazza per poter partecipare alla messa di Pasqua presieduta da Papa Benedetto XVI. In spiritu Christi, qui amor tuis resurrexit, offerte vobis pacem. Ecco la distribuzione dell'Eucaristia. Il Papa benedice le ostie che verranno poi distribuite ai fedeli in piazza. Questi sono gli ombrelli bianco e giallo che rendono visibile e riconoscibile il punto di distribuzione dell'Eucaristia per i fedeli. Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati quia cunam agni vocati sunt. Domine non sum dignus ut intre subtectum meum, sed tantum de querbo sanabitur anima mia. Corpus Christi custodet me in vita eterna.
Ecco, il Papa ha terminato la distribuzione dell'Eucaristia, siamo nella parte conclusiva della celebrazione eucaristica in piazza San Pietro, la mattina di Pasqua. Tra poco il Papa raggiungerà il loggione centrale per rivolgere gli auguri al mondo in 63 lingue, poi per impartire la benedizione urbi e torbi alla città e al mondo. I canti accompagnano questo passaggio, questo trasferimento del pontefice al loggione, dove vedete è già allestito il drappo color porpora dalla loggione, dove il Papa tra poco si affaccerà per rivolgere il suo messaggio. Intanto viene ancora distribuita l'Eucaristia tra i fedeli che assiepano la piazza. Geschenkt dein heiliger Geist, dein Leben, das kein Tod entreißt. Das ist der Tag, den Gott gemacht. Abbiamo poco fa sentito rievocare la parola pace, evocare la parola pace in piazza San Pietro al momento dello scambio della pace. Invece dal mondo arrivano segnali non certo di distensione, vedete il nostro flash in Thailandia, i carri armati a Bangkok, dove è stato proclamato lo stato di emergenza. Alcuni manifestanti antigovernativi si sono impossessati di un carro armato e quanto ha riferito la polizia thailandese, le autorità hanno proclamato lo stato d'emergenza nella capitale, dove migliaia di camicie rosse, i fedelissimi dell'ex premier Shinawatra, sono scesi nuovamente in strada per spingere alle dimissioni l'attuale primo ministro Vejavia. Il portavoce dell'esercito thailandese ha detto che la presenza dei militari per le vie di Bangkok non è il segnale di un imminente colpo di Stato, ma comunque una misura per ristabilire l'ordine. Ecco, sulle note del canto che accompagna la parte conclusiva della celebrazione eucaristica in piazza San Pietro, possiamo trasferirci in tutt'altra atmosfera in Abruzzo, presso le tendopoli degli sfollati. Ci sono arrivate pochi minuti fa delle immagini dal campo di Pile, ce le ha riversate Pietro Calvisi, immagini che riguardano la preparazione del pranzo domenicale per gli sfollati. Ecco, vedete, c'è il battaglione San Marco, gli uomini del battaglione San Marco all'opera, questo è Massimo Giletti, poi c'è lo chef Gianfranco Vissani e ci sono 230 cuochi, come dirà tra poco Vissani, all'Aquila e nei paesi limitrofi per garantire il pranzo della domenica di Pasqua a 2500 persone. Dunque 230 cuochi, tra questi anche degli chef rinomati, degli chef affermati, che hanno voluto nella mattina di Pasqua, ecco, li vedete all'opera, lavorare per portare da volontari il loro contributo, il loro aiuto, il loro sostegno alle popolazioni colpite dal terremoto. Questo è Fissani che fa assaggiare ai militari del battaglione San Marco i primi cibi. Scusa, ma perché i fondi generali, ecco, vediamo la telecamera avvicinarsi e possiamo sentire anche un po' l'audio. Vissani insieme ai militari del battaglione San Marco che stanno preparando il pranzo pasquale per 2500 sfollati. No, ma perché? Ascolta, perché arrivano a chiamare, ci sta una squadra ancora sta in giro per... Io sto in una fonte di ferro.
Nel frattempo vedete il flash, Berlusconi sta partecipando alla messa presieduta dal vescovo Molinari in uno Guardia di Finanza di Coppito, arrivando ha detto porteremo presto fuori dalle tendopoli tutti quanti. Contemporaneamente anche Fini sta partecipando a un'altra messa in Abruzzo, quella presso l'ospedale da campo. Ma sentiamo Vissani all'opera. Porto con la Nutella, una brunoise di sedano e un sale di sedano. Per quante persone state preparando? Ma noi pensiamo di farle 2005 così. Quant'è il tuo staff? E il mio staff sono 230 cuochi su tutto il territorio. A parte questo campo stanno lavorando in altri campi? Altri campi tutti. C'è anche Massimo Bottura, c'è Leonoteca Picchiorri, ci sta Marcello Leoni. Abbiamo Massimo Giletti. Massimo Giletti. Vabbè, Massimo Giletti. C'è l'Ital Cuochi. C'è lo chef. C'è lo chef, tutto lui. Tutto il blocco dell'Ital Cuochi, ci sono tante persone che stanno lavorando e contribuendo per fare veramente ciangelini, ci sono veramente tantissime persone. 200 persone per organizzare il pranzo pasquale qua. Sì, sì. Grazie. Grazie. Mario! No, noi lavoriamo oggi, la TV poi. Paolo, mi spieghi come lo dici. La TV domani, oggi si lavora. Oggi si lavora. Questo o... Ecco, avete sentito Vissani con gli altri cuochi insieme ai militari del battaglione San Marco che stanno preparando il pranzo per 2500 sfollati dell'Abruzzo, all'Aquila e nei paesi limitrofi. Le immagini che abbiamo visto ci arrivavano dal campo di Pile, uno delle tendopoli allestite dalla protezione civile in questa emergenza terremoto in Abruzzo. Mi ha raggiunto in studio per le notizie Flaviano Masella, notizie che mandiamo in onda qualche minuto prima delle 12 perché poi torneremo Papa e al suo messaggio pasquale. Esattamente, infatti torniamo in Abruzzo perché anche in Abruzzo si stanno svolgendo i riti religiosi della Pasqua. Capito, la messa è stata officiata dall'arcivescovo dell'Aquila, Monsignor Giuseppe Molinari, a cui partecipa anche il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. Appena arrivato ha ribadito che il governo tirerà fuori dalle tende i terremotati. In mattinata il prelato aveva celebrato in una delle tendopoli e messe si sono svolte volte all'aperto in varie località. Anche il presidente della Camera Gianfranco Fini ha raggiunto il capoluogo abruzzese. Intanto questa mattina si è svolta una riunione tecnica con 300 ingegneri specializzati in costruzioni per organizzare le verifiche della stabilità degli edifici coinvolti dal terremoto. Concluse le ricerche mirate di persone sotto le macerie, non risultano infatti più dispersi. E andiamo all'estero. In Thailandia la situazione sta sempre precipitando di più di ora in ora. Il governo thailandese ha esteso lo stato di emergenza a Bangkok e nell'area circostante, dopo che ieri le manifestazioni di protesta sono culminate nell'irruzione al vertice economico del paese del sud-est asiatico di Pattaya. E qui vedete nelle immagini invece l'attacco al premier, perché questa mattina diversi dimostranti hanno fatto irruzione nel Ministero dell'Interno che ospitava il premier in carica, fuggito in auto, assaltata da una folla inferocita, sparati in aria alcuni colpi di arma da fuoco al suo passaggio. I manifestanti fedelissimi dell'ex premier Thaksin Shinawatra, deposto nel 2006 con un colpo di Stato, hanno annunciato nuove proteste contro l'arresto del loro leader, ma la situazione sta degenerando, come dicevamo, di un'ora in ora, perché qui vedete invece che poi successivamente i manifestanti si sono anche impossessati di un carro armato. Indagini in corso per l'agguato ieri sera in un circolo ricreativo di Treggiano, nella Barese, dove un uomo di 48 anni è stato ucciso, altre due persone sono rimaste ferite. Secondo le prime ricostruzioni, i sicari sono entrati nel locale e hanno fatto fuoco ripetutamente. Un altro omicidio, probabilmente maturato nell'ambiente della malavita locale, è stato compiuto a Torino, nel quartiere Mirafiori. La vittima, un uomo di 35 anni, è stata raggiunta da un proiettile al volto. Tutto per questa edizione breve del nostro notiziario. Vanni, a te nuovamente la linea, appunto per seguire sempre sì, il
Torniamo sulle immagini che ci giungono in diretta da Piazza San Pietro. Papa Benedetto XVI è appena rientrato all'interno della Basilica, tra poco si affaccerà dal loggione centrale per rivolgere il suo messaggio alla popolazione. Ecco, vedete il loggione inquadrato in questo momento con il drappo rosso, con il simbolo dello Stato Pontificio. Si affaccerà tra poco il Papa per rivolgere messaggio, rivolgere poi gli auguri in 63 lingue e impartire la benedizione urbi e torbi. Ecco, si stanno preparando anche i reparti che porgeranno il loro saluto. Vedete fiori gialli questa mattina in Piazza San Pietro, fiori gialli che sono stati donati dai fiorai olandesi. Prima questi reparti che stiamo vedendo con le bande musicali hanno sfilato prima della messa in via della conciliazione e dopo la benedizione urbi e torbidi sentiremo ancora rivolgere un loro saluto musicale. Vediamo in sottofondo, sullo sfondo, anche le guardie svizzere che sono tutte stamattina disposte in segno di saluto, e la folla che che aspettano che il Papa si affacci dal loggione centrale. Una mattinata di chiaroscuri, come vi stiamo raccontando, con gli affacci in diretta o in leggera differita tra Piazza San Pietro e le popolazioni d'Abruzzo colpite dal terremoto. C'è una bella riflessione questa mattina del Cardinal Martini, ex arcivescovo di Milano, insigne biblista, che ricorda questo chiaroscuro che la Pasqua testimonia, passaggio dal buio alla luce. In questo momento il dolore, il lutto, il post terremoto in Abruzzo è il quindi il simbolo della morte, della disperazione, ma anche giornata di resurrezione, Pasqua cristiana di resurrezione. Martini scrive: proprio ora ricevo dalle zone terremotate dell'Abruzzo un messaggio che suona così: dalla Tendopoli i più cari auguri. Ecco, due parole stridenti: dalla Tendopoli gli auguri. Il Signore è venuto a curare le ferite dei cuori spezzati, ci ha scelti perché lo aiutassimo, sia questa la nostra vera gioia, un fraterno abbraccio. Questo è un augurio arrivato da una delle Tendopoli d'Abruzzo al Cardinal Martini, che nella sua riflessione dice: chi guarda al mondo di oggi con gli occhi della fede ne riconosce tutte le brutture e le distorsioni, ma vede anche lo spirito operante per salvare questo mondo. E poi continua Martini: chi ha una fede piena, chi si volge a Dio con tutto il cuore, chi si libera dalla schiavitù del successo e del denaro, chi si converte alla tristezza e alla meschinità, ha una visione larga dell'universo, aperta sull'eternità. Questo è colui che riconosce il cambiamento avvenuto nella storia, quindi comprende il significato della Pasqua. Ecco, vedete intanto dalle immagini dei fedeli in Piazza San Pietro le bandiere dei diversi paesi, la folla che saluta verso il loggione centrale della Basilica dove il Papa sta per affacciarsi. Nella sua riflessione offerta alla stampa, oggi è pubblicata la Supplemento del Sole 24 Ore, il Cardinal Martini dice: vi sono tempi in cui questo riconoscimento è particolarmente difficile, sono i tempi delle grandi sventure, delle catastrofi che toccano molta gente, in particolare i bambini, e qui il pensiero va inevitabilmente all'Abruzzo colpito dal terremoto con i suoi 293 morti, le migliaia di sfollati, alcuni morti che ancora non sono stati sepolti, sono gli ultimi 6 recuperati proprio nelle ultime ore. Ecco, sentite dalla piazza San Pietro la folla che chiama il Papa aspettando che si affacci dal loggione centrale per rivolgere il suo messaggio, poi gli auguri, quindi la benedizione urbi e torbi. Nella folla si vedono bandiere dei diversi paesi d'Europa ma anche del mondo, abbiamo visto prima gli olandesi,
olandesi che hanno donato i fiori bianchi e gialli che adornano l'altare dove il Papa ha appena terminato la celebrazione eucaristica. Una mattina di Pasqua particolare in Italia, dove il simbolo della morte riecheggia nel lutto che ha colpito le popolazioni d'Abruzzo, ma contemporaneamente la fede cristiana ripropone il senso della resurrezione che dà luce anche, dice il Cardinal Martini, per chi sa leggere con gli occhi della fede non manca una presenza del risorto anche in tempi di grandi sventure, catastrofi che toccano molta gente, in particolare i bambini, e il pensiero va alle 293 vittime del terremoto in Abruzzo. L'altro giorno abbiamo seguito in diretta i funerali solenni, quelle 20 bare bianche, alcune di bambini piccolissimi poste al di sopra delle bare marroni della madre, che sono immagini che resteranno scolpite nella memoria di molti, rimarranno tra le immagini simbolo di questa catastrofe che ha colpito l'Abruzzo e con l'Abruzzo l'Italia, una catastrofe dovuta al terremoto, a un evento naturale, ma anche all'incoscienza dell'uomo, perché dalle prime indagini risulta che 22.000 edifici in Abruzzo sono edifici irregolari, ci sono delle indagini giudiziarie che sono già partite, che andranno avanti. Il procuratore ha detto non ci saranno indagati perché gli indagati andranno direttamente in carcere. C'è anche la responsabilità dell'uomo per quanto è avvenuto in Abruzzo, scosse di entità pari a quella che ha violenta della notte tra domenica e lunedì, che ha colpito l'Abruzzo. In altre parti del mondo dove gli edifici sono antisismici, dove il cemento armato rispetta le proporzioni di cemento e di sabbia e di ferro, non avviene quanto è avvenuto in Abruzzo. Ecco, vedete le guardie svizzere inquadrate in questo momento, sullo sfondo la piazza che applaude al Papa che sta per affacciarsi dal loggione centrale, ecco, lo vedete, ecco, un momento di incertezza salendo il gradino, saluta la folla, il saluto delle bande musicali che sono in piazza, dei vari corpi. Ecco, il Papa che da poco è tornato da un importante viaggio internazionale in Africa, in Camerun e Angola, e si sta preparando a un viaggio altrettanto importante. Vedete nel nostro flash una notizia che arriva da Gerusalemme. Netanyahu dice siamo pronti a collaborare con Abu Mazen, quindi con l'autorità nazionale palestinese. Il difficile, complicato percorso di pace per il Medio Oriente, il Papa sarà ad Amman in Giordania e poi a Gerusalemme dall'8 al 15 di maggio, quindi due importanti viaggi internazionali, quello in Africa appena concluso, a distanza di poco tempo questa missione in Medio Oriente che vedrà il Pontefice nell'arco di una settimana tra la Giordania e Israele, attraversare diverse tappe e anche affrontare il difficile problema del Medio Oriente. Sentiremo tra poco in quello che dirà se richiamerà il senso di questa missione. Molti giovani tra i fedeli di Roma e del mondo intero, formulo di cuore a voi l'augurio pasquale con le parole di Sant'Agostino: Resurrectio Domini spes nostra, la risurrezione del Signore è la nostra speranza. Con questa affermazione il grande Vescovo spiegava ai suoi fedeli che Gesù è risorto per noi, pur destinati alla morte non disperassimo
pensando che con la morte la vita sia totalmente finita, Cristo è risorto per darci la speranza. In effetti, una delle domande che più angustiano l'esistenza dell'uomo è proprio questa: che cos'è dopo la morte? A questo enigma la solennità odierna ci permette di rispondere che la morte non ha l'ultima parola, perché a trionfare alla fine è la vita, e questa nostra certezza non si fonde su semplici ragionamenti umani, bensì su uno storico dato di fede. Gesù Cristo, crocifisso e sepolto, è risorto con il suo corpo glorioso. Gesù è risorto perché anche noi, credendo in Lui, possiamo avere la vita eterna. Questo annuncio sta nel cuore del messaggio evangelico. Lo dichiara con vigore San Paolo: se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede, e aggiunge: se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Dall'alba di Pasqua una nuova primavera di speranza investe il mondo. Da quel giorno la nostra risurrezione è già cominciata, perché la Pasqua non segna semplicemente un momento della storia, ma l'avvio di una nuova condizione. Gesù è risorto non perché la sua memoria resta viva nel cuore dei suoi discepoli, bensì perché Egli stesso viva in noi, e in Lui possiamo già gustare la gioia della vita eterna. La risurrezione, pertanto, non è una teoria, ma una realtà storica rivelata dall'uomo Gesù Cristo mediante la sua Pasqua, il suo passaggio che ha aperto una nuova via tra la terra e il cielo. Non è un mito, né un sogno, non è una visione, né un'utopia, non è una favola, ma un evento unico. Irripetibile, Gesù di Nazaret, figlio di Maria, che al tramonto del venerdì è stato deposto dalla croce e sepolto, ha lasciato vittorioso la tomba. Infatti, all'alba del primo giorno dopo il sabato, Pietro e Giovanni hanno trovato la tomba vuota. Maddalena e le altre donne hanno incontrato Gesù risorto. Lo hanno riconosciuto anche i due discepoli di Emmaus allo spezzare il pane. Il risorto è apparso agli apostoli la sera nel cenacolo, e quindi a molti altri discepoli in Galilea. L'annuncio della risurrezione del Signore illumina le zone buie del mondo in cui viviamo. Mi riferisco particolarmente al materialismo e al nichilismo, a quella visione del mondo che non sa trascendere ciò che è sperimentalmente constatabile e ripiega sconsolata in un sentimento del nulla che sarebbe il definitivo approdo dell'esistenza umana. È un fatto che se Cristo non fosse risorto, il vuoto sarebbe destinato ad avere il sopravvento. Se togliamo Cristo e la sua risurrezione, non c'è scampo per l'uomo e ogni sua speranza rimane un'illusione. Ma proprio oggi prorompe con vigore l'annuncio della risurrezione del Signore ed è risposta alla ricorrente domanda degli scettici, riportata anche dal libro di Coelet: c'è forse qualcosa cui si possa dire: ecco, questa è una novità? Sì, rispondiamo, nel mattino di Pasqua tutto si è rinnovato. Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto, ma ora vivo trionfa. Questa è la novità.
una novità che cambia l'esistenza di chi la accoglie, come avvenne nei santi, così ad esempio è accaduto per San Paolo. Più volte nel contesto dell'anno paolino abbiamo avuto modo di meditare sull'esperienza del grande apostolo, Saulo di Tarso, l'accanito persecutore dei cristiani, sulla via di Damasco incontrò Cristo risorto e fu da lui conquistato. Il resto ci è noto. Avvenne in Paolo quel che più tardi egli scriverà ai cristiani di Corinto. Se uno è in Cristo, è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, ne sono nate di nuove. Guardiamo a questo grande evangelizzatore che con l'entusiasmo audace della sua azione apostolica ha recato il Vangelo a tante popolazioni del mondo di allora. Il suo insegnamento e il suo esempio ci stimolano a ricercare il Signore Gesù, ci incoraggiano a fidarci di Lui, perché ormai il senso del nulla che tende ad intossicare l'umanità è stato sopraffatto dalla luce e dalla speranza che promanano dalla risurrezione. Ormai sono vere e reali le parole del Salmo: nemmeno le tenebre per te sono tenebre e la notte è luminosa come il giorno. Non è più il nulla che avvolge ogni cosa, ma la presenza amorosa di Dio. Addirittura il regno stesso della morte è stato liberato, perché anche negli inferi è arrivato il verbo della vita, sospinto dal soffio dello Spirito. Se è vero che la morte non ha più potere sull'uomo e sul mondo, tuttavia rimangono ancora tanti, troppi segni del suo vecchio dominio. Se mediante la Pasqua Cristo ha estirpato la radice del male, ha però bisogno di uomini e di donne che in ogni tempo e luogo lo aiutino ad affermare la sua vittoria con le sue stesse armi, le armi della giustizia e della verità, della misericordia, del perdono e dell'amore. E questo è il messaggio che in occasione del recente viaggio apostolico in Camerun e in Angola ho inteso portare a tutto il continente africano, che mi ha accolto con grande entusiasmo e disponibilità all'ascolto. L'Africa, infatti, soffre in modo smisurato per i crudeli e interminabili conflitti spesso dimenticati che lacerano e insanguinano diverse sue nazioni, e per il numero crescente di suoi figli e figlie che finiscono della fame, della povertà, della malattia. Il medesimo messaggio ripeterò con forza in Terra Santa, ove avrò la gioia di recarmi fra qualche settimana. La difficile ma indispensabile riconciliazione, che è premessa per un futuro di sicurezza comune e di pacifica convivenza, non potrà diventare realtà che grazie agli sforzi rinnovati, perseveranti e sinceri per la composizione del conflitto israelo-palestinese. Dalla Terra Santa, poi, lo sguardo si allargerà sui paesi limitrofi, sul Medio Oriente, sul mondo intero. In un tempo di globale scarsità di cibo, di scompiglio finanziario, di povertà antiche e nuove, di cambiamenti climatici preoccupanti, di violenze e miseria che costringono molti a lasciare la propria terra in cerca di una meno incerta sopravvivenza, di terrorismo sempre minaccioso,
di paure crescenti di fronte alle incertezze di domani. È urgente riscoprire prospettive capaci di ridare speranza. Nessuno si tira indietro in questa pacifica battaglia iniziata dalla Pasqua di Cristo, il quale, lo ripeto, cerca uomini e donne che lo aiutino ad affermare la sua vittoria con le sue stesse armi, quelle della giustizia e della verità, della misericordia, del perdono e dell'amore. Resurrectio Domini spes nostra, la risurrezione di Cristo è la nostra speranza. Questo la Chiesa proclama oggi con gioia, annuncia la speranza che Dio ha reso salda e invincibile risuscitando Gesù Cristo dai morti. Comunica la speranza che si apporta nel cuore e vuole condividere con tutti in ogni luogo, specialmente là dove i cristiani soffrono persecuzione a causa della loro fede e del loro impegno per la giustizia e la pace. Invoca la speranza capace di suscitare il coraggio del bene, anche e soprattutto quanto costa. Oggi la Chiesa canta il giorno che ha fatto il Signore ed invita alla gioia. Oggi la Chiesa prega, invoca Maria, stella della speranza, perché guidi l'umanità verso il porto sicuro della salvezza, che è il cuore di Cristo, la vittima pasquale, l'agnello che ha redento il mondo, l'innocente che ha riconciliato noi peccatori col Padre. A Lui, Re vittorioso, a Lui crocifisso e risorto, noi gridiamo con gioia il nostro Alleluia. A quanti mi ascoltano, rivolgo un cordiale augurio nelle diverse espressioni linguistiche, espressione italiana. Buona Pasqua a voi uomini e donne d'Italia. In particolare a quanti soffrono a causa del terremoto, il Cristo risuscitato guidi tutti. Su sentieri di giustizia, di solidarietà e di pace, ispiri a ciascuno la saggezza e il coraggio necessari per proseguire uniti nella costruzione di un futuro aperto alla speranza. Espressione francese. Le Christ est ressuscité, sainte fête de Pâques, que pour vous ce mystère soit source de bonheur et de paix profonde. Inglese. May the grace and joy of the risen Christ be with you all. Tedesco. Euch allen ein gesegnetes und frohes Osterfest. Der Friede und die Freude des auferstandenen Herrn sei mit euch. Spagnolo. Os deseo a todos una buena y feliz fiesta de Pascua, con la paz y la alegría, la esperanza y el amor de Jesucristo resucitado. Portuguese,
una Pasqua feliz con Cristo resuscitato. Neerlandese, salig Pasen. Ich will mein hartlichen Dank tot Uitdrücking bringen vor die freie Blumen in Nederland, vor die Pasmis auf St. Petersplein. Lussemburgese, Frauen sind Ostere, Greco, Christos Anesti, Albanese, Pöschum viet Paschket, Romeno, Christos inviat, Ungherese, Christus fällt amodot, Alleluia, Polacco, Christus martwichst au. Ceco, Christus tals martwig. Slovako, radosne velkonočne sviatki. Croato, sretan uskrs. Sloveno, blagoslov ljene velkinonočne prasnike. Serbo, Christos vaskrese. Serbolusatio, Christus mortvig stalu. Bulgaro, Christos vaskrese. Macedone, Christos voskresna. Bielorusso, Christos voskvaskro. Russo, Christos vaskrese. Mongolo, Christi dahin amilalin bajarin metchurgei. Ucraino, Christos voskrese. Lituano, linksmus ventu veliko. Lettone, Piedzigas Lieldienas, Estone, Christus on surnu ist ulis tausnud, Svedese, glad posk, Finlandese, siunatua pesieste, Irlandese, banocht, nakoska jivgolier, Romanes, lesi padrasi, Maltese, leiti taeb, Ciorciano, Christe Arstiga, Turco, Pascalia Bayraminik Tularim, Arabo, Al-Masih Kam Hakan Kam, Etiopico Eritreo, Buruk Fasica, Ebraico, Berachotle Hakha Pesach, Aramaico, Gümle Maran Shukal Shemech, Armeno, Christus Hariafi Merelots, Suahili, Herina Parakasangu, Quasi Kukuya Pasca Quenuote, Kirundi Kinyarwanda, Pasikan Sisamvesi, Malgasho, Arahaba Traten Paka, Hindi, Pasca Kishub Kamnaei, Tamil, Christo virpunali lungal ielorucum ien valtucal. Malayalam, virpu tirunalil ielavarcum hidayangamaya mangalangal. Bengalese, prohucivito acen. Birmano, mingalashi topasaka poedopsi pase. Urdu, idikiama dalmasimum bariko. Cinese, fu hotia quai la. Giapponese, gof katsai omedeto gozaimas. Coreano, puha lul chukaham nida. Vietnamita, mungle fukshin. Singalese, Sri Lanka vasi obata alleluia. Thailandese, suksanvan pasca. Di ciao tai tuk tuk tan. Indonesiano, selamat pasca. Cambociano, serei slei vom tom chom lon. Filipino, malagayang pakapuhai ni Cristo. Maori, namihio te aranga kia kauto. Samoano, Ia manuia le feta,
esperanto, felician pascon in Cristo resurrectinta, guarani, gnane renice vugu agui, alleluia. E latino, resurrexit Dominis vere, resurrectio Dominis pes nostra, alleluia. Il Santo Padre Benedetto XVI concede a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono a mezzo della radio e della televisione la sua benedizione, concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate doctore confidimus, ips intercedant pro nobis ad Dominum. Amen. Precipus et meritis, beate Maria semper virginis, beati Michaelis arcangeli, beati Ioannis Baptiste, et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, et omnium sanctorum, miseriato vestri omnipotens Deus, et immissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuorum penitentiae, cor semper penitens et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus, tribuat vobis, omnipotens et misericors Dominius. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Amen. Auguri di Pasqua in 63 lingue pronunciati da Papa Benedetto XVI dalla loggione centrale della Basilica di San Pietro. Queste sono le immagini della folla, dei fedeli che hanno partecipato alla messa e che ora salutano il Papa, che sorridente dà un cenno di saluto anche lui dopo la celebrazione eucaristica. Quindi il messaggio, gli auguri, la benedizione urbi e torbi. Su queste immagini festose della domenica di Pasqua dopo la celebrazione in piazza San Pietro, io restituirei la linea alla regia. Tra pochi secondi la linea va al notiziario aggiornato di Rai News 24. Ecco, sulle immagini della piazza San Pietro che saluta il Papa, diamo la linea alla regia. Tra pochi secondi le notizie aggiornate di Rai News 24. Mm-hmm.
BMW Serie 3 Touring. Enjoy Touring. Da oggi Dynamic Limited Edition Touring a 32.000 euro e berlina a 30.500 euro. Preparatevi ad una scoperta sorprendente. Ho convinto Marta ad accettare la sfida Pantene. Capelli visibilmente sani in soli 10 giorni. Prima erano difficili da pettinare, crespi. Ora sono lisci come la seta, visibilmente più sani. Pantene, lisci effetto seta. Capelli visibilmente sani in soli 10 giorni. Scopri con Pantene il nuovo antiforfora di bellezza. Un'antiforfora che lascia i capelli belli e lisci come la seta. Pantene antiforfora, lisci effetto seta. Ma quello era James Dean. È impossibile. Ma quella era una Mercedes. Ah, è impossibile. GLK, ora 220 CDI da 39.900 euro. 18 e 19 aprile con Tecnogym negli showroom Mercedes-Benz. Buongiorno e buona Pasqua al pubblico di Rai News 24. Abbiamo seguito in diretta fino a qualche istante fa la benedizione Urbi et Orbis del Pontefice, Papa Benedetto XVI, da Piazza San Pietro a Roma. In questa giornata in cui il mondo cristiano, gran parte del mondo cristiano e tutto il mondo cattolico celebrano la resurrezione di Gesù Cristo, la tensione nel nostro paese è naturalmente concentrata ancora in Abruzzo, dove la Pasqua cade ancora nei momenti di difficoltà e di dolore della popolazione colpita dal terremoto. La messa è stata celebrata anche nella tendopoli all'Aquila e allora andiamo subito lì, andiamo dal nostro inviato Carlo Cianetti che si trova all'Aquila in Piazza d'Armi. Buona giornata Carlo, tanti auguri anche a te, ma raccontaci qual è il clima di Pasqua, di difficoltà ancora ovviamente. Oggi, come hai detto, qui in questa tendopoli, come nelle altre 31 tendopoli, è stata celebrata la messa. In particolare qui a Piazza d'Armi è venuto l'arcivescovo Giuseppe Molinari, che ha voluto esprimere la propria vicinanza a tutti gli ospiti della tendopoli. Lui stesso ha detto di avere paura e di vivere il disagio del terremotato, anche lui vive in tenda perché... Come sapete tutti gli edifici del centro storico sono assolutamente inagibili, sia gli edifici pubblici sia gli edifici privati. Continuano le scosse, ce n'è stata una, non so se segnalata dalle agenzie, ma noi l'abbiamo sentita distintamente attorno alle 11.50, riteniamo, ormai abbiamo acquisito anche un po' di esperienza, che fosse superiore al terzo grado della Richter, così come questa mattina attorno alle 5:30 c'era stata una scossa più o meno della stessa intensità. Qui vedete che io indosso ancora il giaccone, di solito negli altri giorni verso quest'ora era caldo, quindi magari facevamo il collegamento con abiti più leggeri. Invece qui sta arrivando il freddo, cominciamo a sentire un'aria piuttosto fredda, si prevede anche pioggia e questo sicuramente non è un fatto positivo. Il numero dei morti, si parla di 300 o 293, io ho contato i nomi, sono 300, però 7 di questi non hanno ancora un nome, quindi sono sconosciuti, ma ritengo che il numero preciso delle vittime che hanno perso la vita sotto le macerie sia quello di 300. Fra poco 300. A Piazza d'Armi dovrebbe arrivare anche del Consiglio Silvio Berlusconi, che è stato prima alla messa celebrata nel piazzale della Guardia di Finanza a Coppito, celebrata anche quella dall'arcivescovo Molinari, ma io manderei il servizio di Chiara Rossotto che ci racconta la messa qui di Piazza d'Armi tenuta verso le 9. Si cade ogni tanto e
e si risorge. Oggi penso che il messaggio più importante è quello, si può risorgere anche dalla morte, quindi figurati se non si può risorgere da un incidente tipo questo. Noi siamo toste in queste, cioè quando capita qualcosa di brutto cerchiamo sempre di risorgere. È una Pasqua di dolore ma anche di speranza qui nella tendopoli di Piazza d'Armi. Forse siamo tutti un po' arrabbiati con Dio in questo momento, dice il vescovo dell'Aquila nell'omelia durante la messa al campo, ma dopo questo tunnel c'è la luce della speranza. La nostra gente è gente che è abituata alla fatica, alla sofferenza, al lavoro duro, però penso che questa forza è nata nel carattere abruzzese, aquilano. Bisogna innestarci anche la forza della fede. Vengono distribuite colombe, uova di Pasqua, si cerca di aiutare soprattutto i bambini perché sono loro il futuro dell'Aquila. Questa è la mia nipotina, mia nipotina. Vivo, adesso vivo solamente per loro perché sennò mi sarei andato a suicidare dopo questa tragedia. Senza casa, senza lavoro. Carlo Cianetti, dunque la messa è stata celebrata nelle tendopoli, intanto si prepara il pranzo pasquale, si cerca di festeggiare la Pasqua e in una di queste tendopoli è arrivato anche lo chef dei VIP, lo chef Missani, che ha voluto proprio cucinare personalmente. Quindi ci si sta preparando al pranzo nel migliore dei modi possibili, Carlo? Gli chef sono molti, sono 200, fra questi il più famoso è sicuramente Vissani, ma sono tutti chef di grande prestigio. Vissani è in un campo, non questo di Piazza d'Armi, ma campo di Pile. Invece qui a Piazza d'Armi, nel tendone che avete visto prima, dove è stata celebrata la messa, adesso sono stati allestiti i tavoli per il pranzo, tavoli da quattro, sono stati donati dagli allevatori oltre 1000 agnelli, insomma si sta facendo di tutto per alleviare un po' le pene dei terremotati e per rendere questo pranzo pasquale, che è uno dei riti familiari, no? Non solo del nostro paese ma di tutto il mondo cattolico, per renderlo più gradevole. Comunque sia, si fa di tutto per far sentire ognuno a proprio agio. Poi non so se tu hai altro da chiedermi, Alessandro. Beh, sarebbero tante le cose, Carlo. Intanto tu ci hai parlato di nuove scosse avvertite lì dove ti trovi e vorrei sapere se la popolazione inizia a abituarsi in qualche modo o continuano ad esserci quelle scene così anche inquietanti, no? di gente che per reazione esce fuori dalle tende, anche se ovviamente non c'è pericolo quando si sta nelle tende. Volevo sapere questo, se la popolazione è più calma e poi come si sente i terremotati, come si sentono rispetto all'abbandono delle proprie case, se sono tranquilli. So che tu la notte scorsa sei andato con delle squadre, hai accompagnato il lavoro di chi controlla che non avvengano episodi di sciacallaggio. Ora qui il terremoto è un fenomeno spaventoso, è una bestia, qualcuno l'ha definita, quindi non ci si adatta mai a questa bestia che mette sempre paura. Qualcuno però magari non lo sente, qualcun altro lo sente, diciamo che tutti hanno una bella sensibilità ormai, perché un'ipersensibilità al terremoto, quindi ci sono sempre scene di paura. Ovviamente c'è anche un po' di abitudine, ormai le persone capiscono subito se si tratta di un terremoto, di una scossa pericolosa oppure di una scossa meno non rilevante. Qui ovviamente non c'è pericolo perché ci sono solo tende, aria aperta, non c'è nulla che possa cadere. Invece c'è molto pericolo nel centro storico, che è praticamente chiuso. Nel centro storico possono accedere soltanto le forze dell'ordine. Vediamo le immagini, abbiamo fatto un giro ieri notte con le patrie
dei carabinieri, il centro storico deserto, continuano, è stato anche piuttosto ripulito, ma continuano, si continuano a vedere molti calcinacci, molte macerie, e anche nelle strade completamente ripulite magari si trova un pezzo di cornicione oppure una tegola, perché queste scosse, anche piccole, continuano a produrre danni, quindi a far cadere oggetti. Devo dire che i carabinieri, come la polizia, stanno garantendo la sicurezza, l'ordine, stanno scongiurando l'opera che gli sciacalli compiano le loro malefatte, lo stanno facendo con grande impegno, come tutti qui dalla Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, poi veramente quando li si vede lavorare si ha la sensazione di avere di fronte degli eroi, persone instancabili che lavorano dalla mattina alla sera senza mai un momento di discussione, di fra loro, lavorano nelle condizioni più disagiate, respirano polvere, dormono pochissimo. Insomma, ho detto a suo tempo, all'inizio, l'Italia che vediamo qui è un'Italia bella, è la meglio Italia, per parafrasare un film, il film La meglio gioventù, insomma, che aveva citato anche Corradino Mineo a suo tempo. Ci fa piacere sentirlo dire anche da te, Carlo, che stai seguendo proprio lì, giorno per giorno, questo dramma, insieme alle vittime, insieme ai tanti volontari. Grazie, Carlo, torneremo a collegarci più tardi con te. E hai detto, ci hai raccontato che Silvio Berlusconi è tornato oggi all'Aquila, ha parlato proprio del senso di orgoglio, ha detto di non essere mai stato tanto orgoglioso di essere italiano come in questi giorni, proprio ringraziando le forze dell'ordine e i volontari che lavorano per questa emergenza. Lo stesso concetto. Berlusconi ha anche detto: riusciremo a portarvi fuori dalle tende il più presto possibile. Ha fatto questa promessa agli sfollati. Più tardi Berlusconi farà il punto della situazione in una conferenza stampa. C'è da dire, all'Aquila anche oggi il presidente della Camera Gianfranco Fini, prima della messa celebrata appunto dall'arcivescovo, Berlusconi ha fatto queste dichiarazioni che vi dicevo sul suo orgoglio di essere italiano. Sentiamo una sua dichiarazione alla stampa. Da tutti i paesi mi arrivano delle felicitazioni, dei complimenti per tutti voi, per la Guardia di Finanza, per i Vigili del Fuoco. In questa occasione qua credo che abbiamo fatto un salto in avanti per farci sentire tutti parte di uno stesso paese, con orgoglio di essere così capaci di generosità e di avere dato questa assistenza a tutte queste persone. Comunque allora a nome, credo posso dirlo, di tutti gli italiani, abbiamo ricevuto migliaia di testimonianze, veramente complimenti di cuore, avanti così. Grazie Presidente. Grazie. Allora, come avete visto, abbiamo seguito in diretta, prima dell'inizio di questa edizione del giornale, la messa di Pasqua celebrata da Papa Benedetto XVI in Piazza San Pietro a Roma, poi gli auguri e la benedizione Urbi et Orbi. Nel pomeriggio il Papa si trasferirà in elicottero a Castel Gandolfo per alcuni giorni di riposo. Ma su questa mattinata sentiamo il servizio di Vania De Luca. Auguri in 63 lingue. Dopo la messa di Pasqua li pronuncia Papa Benedetto XVI dal loggione centrale della Basilica Vaticana, con un particolare pensiero, guardando all'Italia, per le popolazioni d'Abruzzo colpite dal sisma. A quanti mi ascoltano, rivolgo un cordiale augurio nelle diverse espressioni linguistiche, espressione italiana. Buona Pasqua a voi, uomini e donne d'Italia. In particolare a quanti soffrono a causa del terremoto, il Cristo risuscitato guidi tutti. Su sentieri di giustizia, di solidarietà e di pace, ispiri a ciascuno la saggezza e il coraggio necessari per proseguire uniti nella costruzione di un futuro aperto alla speranza. Nel messaggio
Prima della benedizione Urbi et Orbi alla città e al mondo, il Papa evoca il senso cristiano della Pasqua, la vittoria della resurrezione sulla morte, che non ha più potere sull'uomo e sul mondo, anche se troppi segni del suo vecchio dominio rimangono. C'è dunque bisogno, ripete Papa Benedetto per due volte, di uomini e donne armati di giustizia, verità, misericordia, perdono, amore. Parole chiave del messaggio portato nel recente viaggio in Africa e che verranno ripetute con forza, preannuncia il Papa, in Terra Santa a maggio, insieme alla parola riconciliazione per una pacifica convivenza frutto di rinnovati sforzi per la composizione del conflitto israelo-palestinese. Dalla Terra Santa, conclude il Papa, lo sguardo si allargherà sul Medio Oriente e sul mondo intero, perché in tempi di paura e incertezze vanno riscoperte prospettive capaci di ridare speranza. Ora veniamo alla vicenda della nave battente bandiera italiana sequestrata dai pirati somali. Avrebbe raggiunto un approdo sulla costa somala in una località sconosciuta, il rimorchiatore Buccaneer sequestrato ieri dai pirati nel Golfo di Aden con un equipaggio di 16 persone, tra cui, come sapete, 10 italiani. A bordo stanno tutti bene, così ha detto l'armatore Claudio Bartolotti. Sentiamo il servizio del corrispondente da Nairobi, Enzo Nucci. Il rimorchiatore italiano Buccaneer si sta dirigendo verso la costa somala, puntando sul villaggio di Lascorey, nella regione semiautonoma del Puntland. Lascorey si trova nel Golfo di Aden, a circa 110 km da Bosaso, capitale economica del Puntland. A bordo ci sono una decina di pirati, l'imbarcazione è scortata da 3 battelli veloci. Lo ha detto uno dei capi dei predoni ad un'agenzia di stampa francese. La notizia è stata confermata anche da un commerciante della zona di Eyl, che ha venduto scorte di carburante ai bucanieri. L'equipaggio del rimorchiatore è composto da 10 italiani di Torre del Greco, Ortona, Bari, Latina e Teramo, 5 rumeni ed un croato. La nave è stata assaltata ieri mattina a 70 miglia dalla costa dello Yemen. Era partita 20 giorni fa da Singapore e stava tornando in Italia. Intanto elicotteri statunitensi alzatisi in volo da navi di pattuglia stanno sorvolando il tratto di costa somala dove i pirati hanno le loro basi. Resta sempre prigioniero dei filibustieri a bordo di una scialuppa il capitano statunitense Richard Phillips. Ieri i predoni hanno aperto il fuoco contro i marinai americani che avevano tentato di avvicinarsi al battello su cui è tenuto in ostaggio. In Thailandia il primo ministro thailandese ha ordinato alle forze di sicurezza di usare la forza se i tumulti di piazza dell'opposizione non cesseranno. Nella capitale Bangkok la tensione è altissima e i carri armati sono dispiegati per le strade. Vediamo il servizio di Mario Forenza. Si fa di ora in ora più grave la situazione a Bangkok. Una cinquantina di dimostranti antigovernativi hanno fatto irruzione questa mattina nel Ministero dell'Interno di Bangkok, dove si trovava il premier Abhisit Vejjajiva, che ha fatto in tempo a fuggire in auto. I manifestanti hanno quindi preso d'assalto quest'auto dai vetri oscurati, nell'ipotesi che dentro si trovasse il premier, scagliandovi contro di tutto, vasi, mazze, segnaletiche stradali. Le forze di sicurezza thailandesi, nel frattempo, hanno dispiegato mezzi blindati per le vie di Bangkok. Ma sentiamo le parole del premier thailandese, Abhisit Vejjajiva. A causa di questo incidente, annuncio lo stato di estrema emergenza a Bangkok e nelle aree circostanti. Ieri, i fedelissimi dell'ex premier Thaksin Shinawatra, deposto nel 2006 con un colpo di Stato, le cosiddette camicie rosse, avevano fatto irruzione nella sede del vertice ASEAN a Pattaya, costringendo il premier Vejjajiva ad annullare il summit e i 16 leader dei paesi asiatici e del Pacifico a fuggire in elicottero. Ecco le voci di protesta di alcune camicie rosse, mentre marciano verso il palazzo del governo. Continueremo a fare pressione sul governo e ci sarà caos nel paese. Tutti i municipi saranno chiusi e le principali strade bloccate. Non è giusto, questo non è giusto, non è assolutamente giusto. Il governo segue un doppio binario, ma è quello che vogliono? Vogliono che la gente si riversi nelle strade? Un oppositore thailandese, Arisman Pongreungrong, leader delle camicie rosse, è stato arrestato oggi a Bangkok dalla polizia thailandese. Il motivo del provvedimento, è stato precisato da fonti della polizia thailandese, è incitamento a rapire il premier e a provocare disordini nel paese. I manifestanti stanno per circondare la sede del governo a Bangkok per protestare contro l'arresto del loro leader. Il premier thailandese Abhisit Vejjajiva ha promesso che i responsabili delle proteste da lui definiti
della Thailandia saranno arrestati e perseguiti. I manifestanti, dal canto loro, chiedono le sue dimissioni e la convocazione di nuove elezioni. In Pakistan, militanti talebani hanno dato fuoco ad un convoglio di autotreni che portavano rifornimenti alle truppe NATO che combattono in Afghanistan. L'attacco è stato sferrato prima dell'alba alla periferia della città pakistana di Peshawar. Un episodio che mette ancora una volta in luce la vulnerabilità di questa arteria di trasporto vitale per approvvigionare le truppe occidentali e sottolinea anche una volta di più che il governo del paese ha perso il controllo delle zone di frontiera. E un soldato americano è morto oggi in un attentato compiuto nel nord dell'Iraq. Il veicolo su cui si trovava il soldato faceva parte di un convoglio quando è stato colpito. Venerdì scorso 5 soldati americani erano stati uccisi in un attentato suicida compiuto un importante centro della polizia irachena a Mosul, nel nord del paese, e quello è stato l'attacco più sanguinoso contro le forze della coalizione da un anno a questa parte. Ricordiamo che dall'invasione americana in Iraq avvenuta nel 2003 sono 4.272 i militari statunitensi che hanno perso la vita. A Tbilisi l'opposizione è scesa in piazza per il terzo giorno consecutivo chiedendo a gran voce le dimissioni del presidente della Georgia, Mikhail Saakashvili, ma il numero dei manifestanti sembra in fase calante. Vediamo il servizio che è di Claudio Farinelli. Per la Chiesa ortodossa è la Domenica delle Palme e così oggi le proteste si sono un po' placate, ma promettono gli oppositori di Saakashvili, lunedì torneremo in piazza numerosi. Per la verità il numero dei manifestanti era via via diminuito, dai circa 60.000 di terza si era arrivati ai circa 15.000 di ieri, ma quella che non è calata è la determinazione della folla a chiedere le dimissioni del Presidente. Saakashvili, arrivato al potere nel 2003 dopo aver guidato la cosiddetta rivoluzione delle rose e confermato per il suo secondo mandato nel gennaio 2008, non intende cedere alle proteste, deciso a restare al suo posto fino alla scadenza naturale del mandato nel 2013. Ma lo spirito della rivoluzione delle rose è stato tradito, questa è l'accusa dell'opposizione. Al centro degli attacchi dei manifestanti è la guerra che Saakashvili ha voluto combattere contro la Russia. Passata l'ubriacatura nazionalista che aveva riempito di coraggio i cuori e chiamato alle armi tutti i georgiani pronti a sconfiggere l'ingombrante vicino, ora in molti lo accusano di aver giocato con il fuoco. Ha provocato l'orso russo, ma ne è uscito malconcio, con la perdita delle due regioni secessioniste georgiane, la Bacazia e la Sud-Ossetia. Ma in discussione è anche la gestione del dopoguerra da parte del leader georgiano. L'ex uomo di fiducia di George W. Bush nel Caucaso è accusato di aver esercitato il potere troppo personalistico. Pressioni sulla stampa e sulla magistratura, continui rimpassi di governo, il presidente ha fatto il bello e il brutto tempo, senza curarsi di avere la copertura da parte dell'amico di Washington. E ora alla Casa Bianca c'è un presidente meno disposto di quello precedente a perdonare i colpi di testa dell'irascibile Saakashvili. E la folla ora urla, Misha, vattene. Per Saakashvili non c'è più posto in Georgia se non in carcere. Questo è quello che ora i georgiani pensano del loro presidente. Torniamo in Italia, c'è stato un nuovo grosso sbarco sulle coste siciliane, pensate 321 gli immigrati arrivati a Punta Castellazzo in provincia di Ragusa, tra loro anche 47 donne e 6 bambini che hanno dichiarato di essere somali. Dopo le operazioni di identificazione sono stati trasferiti nel centro di accoglienza di Pozzallo. Indagini in corso per l'agguato di ieri sera in un circolo ricreativo di Triggiano nel dove un uomo di 48 anni è stato ucciso e altre due persone sono rimaste ferite. Secondo le prime ricostruzioni, i sicari sono entrati nel locale e hanno fatto fuoco ripetutamente. Un altro omicidio, probabilmente maturato nell'ambiente della malavita locale, è stato compiuto a Torino, nel quartiere Mirafiori. La vittima, in questo caso un uomo di 35 anni, è stato raggiunto da un proiettile al volto. In conclusione parliamo di sport, di calcio, si sono spente le polemiche della vigilia sull'opportunità o meno di scendere in campo e la 31esima giornata del campionato di Serie A si è rivelata favorevole all'Inter che pur pareggiando per 2-2 con il Palermo allunga il passo sulla Juve, KO al Marassi con il Genoa, bene anche il Milan, mentre la Roma sconfitta nel derby ormai vede allontanarsi il quarto posto valevole per la Champions. Ma vediamo il servizio.
Il Genoa vuole la Champions e lo fa sapere anche la Juve. I rossoblù di Gasperini vincono 3-2 e si candidano per un posto in Europa. Gli uomini di Ranieri ci provano in tutti i modi ad approfittare del pareggio dell'Inter contro il Palermo. Prima con il rigore di Del Piero e poi con Via Quinta, ma alla fine i bianconeri nulla possono contro una squadra che sembra uscita dal campionato inglese. Per il Genoa doppietta di Thiago Motta e terzo gol decisivo di Palladino, ex di Lusso. Il derby di Roma regala spettacolo soltanto nel primo tempo, con la Lazio che dopo 10 minuti è già in vantaggio con i gol di Pandev e Zarate. La Roma tenta di riprendere in mano la partita, Mexès fa il 2-1 e poi nel secondo